Bene, buongiorno. Il mio nome è Marta Maria López Castillo. Sono entrata nel 1974 a Managua, Nicaragua. E le chiediamo di raccontarci anche come ha conosciuto le missionarie del Sacro Cuore e poi come ha deciso di unirsi alla congregazione. Io ho conosciuto le suore perché io ero esalunna, sono esalunna della scuola del Collegio La Immacolata di Managua. Allora io ho fatto lì tutta la primaria e tutta la secondaria. E lì ho conosciuto le suore perché loro erano le mie maestre e c'era un contatto molto diretto con loro. E allora lì ho incominciato a vederle, a osservarli, a vedere che cosa facevano e loro ci invitavano ad andare alcune volte il fine settimana, già nella secondaria, a qualche borgata dei poveri. E noi andavamo lì a aiutare, a stare lì, e ho incominciato a vedere un po' il lavoro fuori dalla scuola. Però nella scuola loro hanno dato tanto, che mi ha dato una grande testimonianza, al punto che dopo io ho incominciato a pensare, anch'io potrei essere suora di Madre Cabrini. Non era che capivo tutto, però il desiderio aveva incominciato a nascere nel mio cuore. E l'ho incominciato a parlare con una delle suore. E lei mi ha detto, adesso sei piccola, devi aspettare a finire la secondaria e dopo Dio ti dirà se è questo il tuo cammino o no. E così è stato. Lei ha detto che all'inizio non aveva capito tutto. Del carisma, che cosa aveva capito all'inizio? Carisma avevo capito più che loro servivano nella scuola, che attendevano più alle famiglie, ai poveri. Stavano sempre al tempo completo per le suore, che alcune volte io dicevo, ma quando riposano le suore? Perché le vedevo sempre con noi, che passavamo tutto il giorno con loro, no? E allora capivo più che era un servizio, un darsi, un stare sempre disponibile verso l'altro. E oggi invece per lei che cos'è il carisma? Che impatto direbbe che ha sulla sua vita? Guarda, adesso il carisma è cambiato totalmente, no? Adesso potrei definirlo che è questo sentirsi amata da Dio e questo amore di Dio darlo agli altri. Però questo l'ho capito in tutti questi anni, no? Del carisma propriamente è trasmettere questo amore che uno lo vive come esperienza. Allora è una testimonianza continua di poter dare. Alcune volte si riesce, altre volte non si riesce, perché sta la nostra fragilità. Però il carisma è così grande, una cosa, un dono enorme di questo amore di Dio, di trasmetterlo nel quotidiano, nelle cose semplici, nelle cose che uno tutti i giorni uno sta vivendo. Grazie. E le va di raccontarci se ci sono dei luoghi in cui lei è stata in missione in questi anni, se c'è qualche esperienza, qualche ruolo particolare che lei ha ricoperto all'interno dell'istituto? La mia vita missionaria l'ho incominciato già nel noviziato, perché il noviziato lo abbiamo fatto in Guatemala. Allora lì sono stata 2 anni. E dopo di Guatemala sono ritornata a Nicaragua e ho fatto i primi anni di juniora a Nicaragua. Dopo mi hanno invitato, mi hanno detto di venire in Italia per studiare. Io ho fatto un po' di 2 anni di spiritualità e dopo lo studio di psicologia. Dopo pensavo che tornavo a Nicaragua perché mi avevano detto adesso ti prepari e ritorni alla tua patria. E il Signore ha disposto diverso, la superiora generale di quel momento mi ha detto no, vai a Nicaragua, vai in Argentina. Io l'ho detto in Argentina e lei mi ha detto sì, in Argentina abbiamo bisogno. E sono andata in Argentina e sono stata 15 anni là. Dopo questi 15 anni mi hanno detto fa un po' di anno sabbatico e sono venuta in Italia, mi hanno detto fallo in Italia e dopo quando ho chiesto e adesso? E io pensavo che tornavo e mi hanno detto rimani in Italia e vai alla scuola. Io un'altra volta alla scuola. Io mai sono stata in una scuola, non so né come si gestisce, no? E la superiora generale in quel momento mi ha detto non preoccuparti, la Madonna ti aiuterà. E così è stato. Dopo già sono già più di 18 anni qui a Roma, nella scuola, e ho visto il gran campo di lavoro che c'è con le famiglie, con i bambini, con i ragazzi, ho scoperto una cosa meravigliosa. Non soltanto la scuola come gestione, ma il contatto con le famiglie, entrando nelle problematiche di loro, nella vivenza di loro, e essere sempre un segno, una testimonianza,
o un aiuto di molte volte di ascoltare, di accogliere e di essere una presenza per queste famiglie che molte volte stanno tanto bisognose di sentire una parola di incoraggiamento, di speranza. Come descriverebbe questo ministero che sta vivendo qui nella scuola come missionaria del Sacro Cuore? Io lo sto vivendo più come, in questo momento, come una presenza molto forte, perché mi rendo conto che la gente, senza che io faccia niente, viene a cercarmi. Basta che io esca, che io mi metto, già subito vengono, già mi cominciano a raccontarmi qualche situazione, sia gioiosa o sia qualcosa dolorosa. Una cosa bella che io ho scoperto è quando la mamma o la maestra sta incinta e vengono a dirmelo, alcune vengono con il marito a dirmi guarda sono incinta e mi mostrano la pancina. Allora io al primo momento non sapevo, però mi sono preso il coraggio di dire posso benedirti al tuo bambino? Loro un momento mi guardavano come dicendo ma questa suora è un po' strana, no? Però hanno detto subito certo, certo. Allora io impongo le mani nella pancina, prego. Altre volte si stanno con il marito, prendo le due teste dell'oro e le prego. E già prego per questo bambino. Che dopo, quando il bambino o la bambina nasce, me la portano e mi dicono questo è nato. Io le faccio la benedizione nella fronte al bimbo e dico ti ho benedetto nella pancia di mamma, adesso ti sto benedicendo grazie a Dio in persona, no? Ti sto conoscendo. E loro lo portano, sono contente in questo senso. Vedo che una cosa molto semplice per loro è un gran impatto che dà loro, no? Perché dopo me lo dicono, mai ci ha detto nessuno, nessuna suora, nessuno che deve benedire alla pancia. E più che lei lo ha trattato come un bambino, certo che è un bambino già dentro, dico, sta nascendo. E questo è un impatto. Lo stesso è il fare il buongiorno. Buonasera, mi rendo conto che sono come un strumento di portare questo messaggio. C'è speranza, no? Non è che il mondo finisce con tutte le cose che stiamo vivendo, no? E loro molte volte cercano. Altre volte nel Covid si è dato un'esperienza, non potevano venire per il lockdown, per tante cose. Chiamavano al telefono e dicendomi preghe per questa situazione, preghe per l'altro, preghe per l'altra cosa. Io con la comunità dicevo, hanno chiamato la tale famiglia, teniamo questo presente nella preghiera. E questo noi dicevamo, ma guarda, la gente alla fine cerca per quello che noi siamo. Vogliono sentire Dio, vogliono sentirsi che non sono da sole, vogliono che qualcuno le ricordi che Dio è presente. Allora io l'ho detto, siamo la comunità orante in questo momento che non possiamo uscire, però raccogliamo tutto questo e lo portiamo al cuore di Dio. Grazie. Lei ci ha raccontato qualcosa che ha avuto impatto sulla vita degli altri, no? Se io le dovessi invece chiedere qualcosa che ha avuto impatto sulla sua vita, un'esperienza, un incontro, qualcosa che sente che l'ha proprio un po' cambiata. Sì, un'esperienza che io ho avuto è quando mi hanno detto fai la insegnante di religione nelle medie. Io ho detto, ma io non sono professoressa. E mi hanno detto, però certo, no, in questo momento non troviamo qualcuno. E io ho detto, va bene, lo farò. E l'ho fatto più della mia esperienza di Gesù, non con un libro di insegnare una religione, una classe, una materia, ma insegnare chi è questo Gesù. E per me ha avuto un impatto perché io dicevo, nella mia preparazione per andare verso il bambino, il ragazzino, era più per me l'aiuto per dire che io mi questionavo di questo Gesù che io presentavo a loro. E io mi innamoravo anche di più, che io sentivo che io volevo arrivare al cuore di loro. E le dicevo, io non so, io semino. Dopo Dio penserà in che cosa io sto seminando. Perché posso dire che in quegli anni, che non ricordo se sono state 3-4 anni, ho cercato più di mostrare il volto di Gesù, chi è Gesù, non mettendomi con i libri conoscenza, ma la vivenza di quello che loro potevano servirle nel futuro o nel presente di chi è questo Gesù, che loro stavano, alcune mi dicevano, stiamo conoscendo Gesù. Bene. Se invece dovesse pensare a qualche cosa che come religiosa le è proprio piaciuto tantissimo fare nel corso di questi anni, proprio a livello personale.
Una cosa sempre è il contatto con la gente, con le famiglie. Come dicevo, per me è scoperto un grande campo vasto, enorme di lavoro, di missione, pensando che nella famiglia si trova tutto, del nonno per dire, la nonna, la papà, mamma, e dopo anche questa esperienza di questi bambini che vengono, che molte volte sono bisognosi di affetto, e vedendo che una parola, questo a me mi ha dato un impatto, perché io non pensavo di incontrarmi un mondo dove uno poteva essere veramente missionaria, di dar questa testimonianza e dar questo Gesù continuo nel quotidiano, sempre lo dico, no? Perché nelle cose grandi molte volte non è tutti i giorni, però le cose piccole che uno deve vivere queste virtù continue, allora lì è dove uno si fa la prova, diciamo, e la gioia di sentirlo, perché anche questo, ho sentito la gioia del donarmi, nonostante la stanchezza, la gioia di sentirmi che qualcosa ho visto nel volto di qualcuno che è venuto amareggiato e se n'è andato almeno con dire un grazie con un sorriso. Grazie. E parlando della sua vita di comunità, lei ha vissuto per diversi anni in comunità, com'è stato? Che esperienza comunitaria ha avuto? Posso dire che sono stata fortunata, perché io non ho scelto mai una comunità. Sempre ho pensato che le consorelle sono un dono che Dio mi dà. Alcune volte questo dono io dicevo, ma che regalino mi dà Gesù, dico. Però dove io ho dovuto vivere la pazienza, la tolleranza, la carità, l'amore. Alcune volte sono riuscita, altre volte non sono riuscita, però sempre rincominciavo con la riconciliazione, il perdono, chiedere scusa. E posso dire che io sono contenta di vivere in comunità, no? Non sono una persona che vive isolata o eremita, no? La comunità è molto forte perché anche mi aiuta molte volte che se io sto piena dei miei pensieri o di preoccupazione, e il sentire una, sentire l'altro mi aiuta a uscire da me stessa e a dire no, il tempo è per sempre per gli altri, non per stare ripiegata su di me. Bene, e parliamo allora adesso dell'istituto. Lei è provinciale di Mater Grazie e quindi ha un po' una visione innanzitutto su alcuni paesi, ma anche un po' su tutto l'istituto. Quindi secondo lei quali sono i punti di forza, proprio le cose più belle, particolari dell'istituto oggi? Questo l'ho scoperto durante tutti questi anni di vita religiosa, no? Io vedo che noi come istituto abbiamo una grande forza che è il carisma in sé. Questo carisma di Madre Cabrini che è molto vivo e che si dona in qualunque parte dove uno sta. Questo portare a Gesù all'altro. Un altro punto forte che noi abbiamo come istituto è la preghiera. Questo io lo vedo nelle mie consorelle qui nella provincia Mater Grazie, con che forza pregano anche nel quotidiano, no? Si può dire. E questo aiuta, perché molte volte io dico a loro, io sono una che può correre e corro, e voi mi sostenete con le preghiere. E loro dopo mi possono chiamare e dirmi, come è andato questo dove tu hai chiesto le preghiere? Io alcune volte le dico, si è risolto, non si è risolto, però continuate. E questa è una grande forza. Un'altra forza è questo spirito missionario che noi abbiamo, che sempre stiamo di portare Gesù all'altro, no? E che la missione è intesa non soltanto uscire da un posto, da un paese o andare ai paesi più poveri, è la missione di uscire da noi stessi per andare verso l'altro e lì portare Gesù. Questo spirito di Madre Cabrini che in tutte le occasioni erano per evangelizzare. Allora anche questo, no? Lo vedo nell'istituto, che tutto approfittiamo per dire, per andare verso l'altro, però per portare Gesù, che è il motivo per cui noi dobbiamo farlo conoscere. E se dovesse lei dire qualcosa della sua vita o dare un messaggio di incoraggiamento a una giovane donna da qualche parte del mondo che sta pensando di unirsi alla congregazione, che cosa le direbbe? Guarda, io pensando che io cosa direbbe a una giovane che sta cercando la vita religiosa o hai dubbi, io le direi la prima cosa, vieni e vedrai, vieni a conoscere, vieni a vedere come sei.
se vive, che non abbiamo niente straordinario come vivere, siamo una famiglia normale, corrente. E dopo, se il Signore ti chiama, seguilo. E seguirlo, come dice Madre Cabrini, che ti importa se ti porta al Golgota, al Getsemani, al Tabor? L'importante è stare con Lui, perché tutte le preoccupazioni, difficoltà, scoraggiamento sempre le avremo, però con Gesù tutto si riesce a superare e andare avanti. Allora, queste parole che una delle mie consorelle sempre mi dice, che è una suora anziana, mi dice: coraggio, coraggio, vai avanti. Allora, questo è quello che io le direi all'altro, però me lo dico tutti i giorni a me stessa. Grazie, Suor Marta Maria. Penso che abbiamo finito.